Suggerisci una parola prima di iniziare il rito di purificazione. E Geremia 7, 1. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronunzia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, ed io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto non confidate nelle parole menzogniere di coloro che dicono Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore questo, poiché se veramente menderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronuncerete giusta sentenza tra uomo e uomo, se non opprimete lo straniero e non spargete sangue innocente, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diede ai vostri padri, e vi benedirò. Signore, Signore ha detto queste parole, e il discorso che facciamo è questo. Voi tutti che varcate il Tempio del Signore, non dovete pensare che semplicemente varcando il Tempio del Signore siate al sicuro. Il Signore vuole la conversione. Convertitevi, lavatevi, purificatevi, astenetevi di ogni male, e allora io vi benedirò in questo luogo dove voi convenite. Fratelli e sorelle, siamo al termine del lungo viaggio annuale. Riprenderemo dopo la fase estiva a settembre e di nuovo ci ritroveremo in questo luogo. Però al termine di questa tappa, diciamo, annuale, noi vogliamo chiedere al Signore di purificarci. Cammin facendo abbiamo accumulato tanta polvere della strada, può darsi che anche il fango è schizzato nelle nostre vesti. Abbiamo bisogno di purificazione. E prima di entrare nel mistero dell'Eucaristia, chiediamo al Signore, mediante la forza dello Spirito, che ci lavi. Domandiamo al Signore la purificazione della mente e del cuore, la purificazione dei peccati, la purificazione di tutte le infermità spirituali, psichiche e fisiche che abbiamo contratto nel viaggio di quest'anno. Adesso benediciamo l'acqua, poi invocheremo lo Spirito purificatore, quindi aspergeremo l'assemblea. Dio eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male nell'anima e nel corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Degnati, Signore, di benedire questo sale che noi nel tuo nome benediciamo. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo doppio segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del male e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. E adesso, fratelli e sorelle, prima della purificazione con l'acqua, invochiamo lo Spirito purificatore. Spirito.
Yali arana yenge me anayore yolonu. Naririana miyana sheronu. Purificame Signore con il sopo e sarò più bianco della neve. Mi arai unena iore nani uno si morina ma mi arinia nera nai unitere e lenta si toro nai ero ania noi arinaro su voi verterò acqua pura e sarete purificati d'ogni vostra colpa e vi darò un cuore nuovo, dice il Signore. Iririane che arina ioranu, muliore nuvana iuraiulu, shirunu. Al tuo fianco, o Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. Alleluia. O Padre che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. O Cristo che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. O Spirito che dalle acque del battesimo ci fa riemergere come primizie dell'umanità nuova. O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, benedici questo popolo e ravvive in esso, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo, per Cristo nostro Signore. La messa che celebriamo è in onore della Madonna, Madre nostra, che è stata sempre qui a guardarci, che ci ha ispirato sempre pensieri buoni e ha posto la sua potente intercessione presso il suo Figlio Gesù Liberatore. Vogliamo ringraziare Maria e chiedere ancora a lei la protezione. Benedetta tu, o Maria, che hai portato nel grembo il creatore del mondo, hai dato la luce a colui che ti ha creato e rimani vergine in eterno. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, prima della lettura voglio osservare che quelli che vogliono mettere delle suppliche nei cestini li mettono pure, però insieme alle suppliche si raccoglieranno i rendimenti di grazie. Tutti o quasi tutti avete ricevuto una grazia dal Signore. E allora vorremmo che insieme con le suppliche, a parte, però nel medesimo cestino, ognuno di voi che ritiene di aver ricevuto qualche grazia dal Signore, soprattutto quelli che sono stati graziati in maniera particolare, depongono questo biglietto di ringraziamento al Signore, in modo che poi questi biglietti possano essere raccolti e al momento opportuno essere offerti a Maria. E allora iniziamo con
con la prima lettura. Dal libro della Genesi. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non si vedeva più. Chiamò il figlio maggiore Esaù e gli disse: figlio mio. Gli rispose: eccomi. Riprese: vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare, perché io ti benedica prima di morire. Ora Rebecca ascoltava, mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Ma Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore, Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì la sua braccia, le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: padre mio. Rispose: eccomi, chi sei tu, figlio mio? Giacobbe rispose al padre: io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio: come hai fatto presto a trovarla, figlio mio? Rispose: il Signore me l'ha fatta capitare davanti. Ma Isacco gli disse: avvicinati e lascia che ti passi, figlio mio, per sapere che se tu sei il mio figlio Esaù o no. Giacobbe si avvicinò a Isacco, suo padre, il quale lo tastò e disse: la voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù. Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e perciò lo benedisse. Gli disse ancora: tu sei proprio il mio figlio Esaù. Rispose: lo sono. E allora disse: porgimi da mangiare la bella selvaggina del mio figlio, perché io ti benedica. Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: avvicinati e baciami, figlio mio. Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse, e abbondanza di frumento e di mosto. Si servano i popoli e si postino davanti a te le genti. Sii il Signore dei tuoi fratelli, e si prostino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto, e chi ti benedice sia benedetto. Parola di Dio. Prendiamo, grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si accostarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza un vestito vecchio, perché il rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore, né si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino si versa e gli otri van perduti, ma si mette vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano. Parola del Signore. In mezzo a noi, ed è per questo che dobbiamo far festa. Abbiamo lo sposo divino
che ci dai il vino nuovo, il vino gorgogliante che esce dal suo petto, lo Spirito. Ma dobbiamo presentare a Lui altri nuovi, perché questo vino gorgogliante possa mantenersi, possa odorare, perché se presentiamo allo sposo divino altri vecchi, il vino che egli ci darà gorgogliando potrà rompere gli altri vecchi. Abbiamo lo sposo in mezzo a noi, lo sposo a cui presentiamo i nostri cuori rinnovati, lo sposo che versa già in questo momento il vino nuovo nei nostri cuori, il vino del suo Spirito. E riceviamo in lui la benedizione. Ma iniziamo così brevemente dal segno per arrivare alla realtà. Il segno che ritroviamo nella prima lettura. Un segno molto ricco che ci introduce alla realtà del nuovo regno. Isacco benedice Giacobbe. C'è Rebecca di mezzo, la madre che ama Giacobbe. E quando sa che Isacco deve benedire il figlio, la benedizione per gli antichi era molto importante. Nascondeva il futuro, ma impetrava il futuro da Dio. Ossia il futuro era legato alla benedizione del Padre. Era efficace. E la buona Rebecca, che amava Giacobbe, che sapeva che in lui riposava lo Spirito del Signore, che era lui da cui doveva nascere il Salvatore, condotto da un intuito di fede, così prepara il figlio a ricevere la benedizione del Padre, invece di Esaù, il primogenito. Esaù è figlio di Giacobbe, è figlio c'è di Isacco al padre di Giacobbe. Qui abbiamo l'uomo peccatore e l'uomo giustificato. In Esaù c'è l'uomo peccatore, che pure appartiene al padre. Giacobbe è pure figlio di Isacco, ma lui è l'erede delle benedizioni. E Rebecca, che al posto di Esaù introduce Giacobbe per ricevere dal padre la benedizione della primogenitura. Del resto Esaù aveva venduto a Giacobbe i diritti della primogenitura. E quando Giacobbe, così rivestito delle vesti dell'agnello, il simbolo è Cristo, l'agnello immolato, quando si presenta odoroso dell'odore di sua madre, e fa annusare al padre la fragranza del cibo, l'agnello immolato, il profumo che la madre aveva sparso sul corpo di Giacobbe. Il padre dà la benedizione che coincideva con una particolare benedizione di Dio.
quella benedizione che si perpetuava da Abramo ad Isacco, da Isacco a Giacobbe, da Giacobbe a Giuda, colui che era erede delle promesse, e poi su tutti i discendenti fino ad arrivare a Cristo. Adesso entriamo un poco nel mistero che è nascosto in questa lettura. Rebecca e Maria, nostra madre, è lei che si prepara a ricevere la benedizione di Dio, è lei che ci dà i profumi conservati, i profumi deliziosi, i profumi che Isacco conosce. Ed è Maria, nostra madre, che prepara l'agnello, lo immola, lo mette al forno, rende questo agnello fragrante. Sa il gusto di Isacco. E Rebecca che copre le braccia e il petto del figlio Giacobbe con la pelle dell'agnello, perché Isacco era peloso, cioè Esau era peloso, mentre Giacobbe non era così. In modo che il padre avesse la sensazione di avere veramente Esau davanti a lui. Tutto è un mistero. Maria compie tutto questo, come Rebecca nella fede, compie questo gesto e ottiene da Isacco la barecà di Dio, la benedizione di Dio. Così anche Maria fa con noi. Maria si prepara a ricevere la benedizione, ci copre con la pelle dell'agnello che è Cristo, in modo che, come Isacco palpando Giacobbe ha la sensazione di avere il figlio, così anche Dio, palpandoci nelle vesti dell'agnello immolato, abbia, non dico la sensazione, ma Dio riconosce in noi il figlio suo. E Maria che ha preparato l'agnello, l'ha immolato, l'ha messo nelle nostre mani, perché noi lo offriamo ad Isacco, a Dio, al Padre, per ricevere la benedizione. E questa sera, questa mattina, noi siamo qui condotti da Rebecca, nostra madre, rivestiti delle vesti dell'agnello, con la carne fumante dell'agnello, che è l'Eucaristia. Siamo qui col profumo di Maria, l'umiltà, la purezza, la fede, la speranza, l'amore. E in Isacco è Dio che ci benedice. Una benedizione meravigliosa. Che noi abbiamo ricevuto, come dice l'Apostolo Paolo nel prologo agli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con una benedizione spirituale nel suo diletto Figlio Gesù, per essere santi e immacolati al suo cospetto. Ecco, noi riceviamo la benedizione del Padre, e quella benedizione che il Padre ha dato a Gesù. E Gesù trasmette a noi. Siamo questa mattina benedetti con la benedizione di Gesù,
il primogenito tra i molti fratelli. E questa benedizione, impetrata da Maria, che scende su di noi, e noi portiamo la barca di Dio, la benedizione di Dio, sempre. Questa benedizione si attuerà in noi nei giorni del nostro pellegrinaggio. Siamo i benedetti da Dio. Ecco l'odore del mio figlio, dice il Signore. Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo seminato a grano, un campo che il Signore ha benedetto. Noi siamo il campo di Dio, dove è stato seminato il seme della parola, dove cresce il frumento che diventerà pane per Dio. Dio ti concede la rugiada del cielo. Senza la rugiada del cielo e la pioggia dell'alto, il grano non può crescere. Senza il calore del sole, il frumento non può maturare. Ecco, Dio ti concede la rugiada del cielo e l'abbondanza del frumento. Avrai anche il mosto, avrai il vino nuovo, il vino inebriante, e allora potrai camminare a testa alta. Tutti ti porteranno davanti a te e riconosceranno in te il portatore delle benedizioni divine. Chi ti avvicina sarà benedetto, sei portatore di benedizione. Chi invece è ostile a te non avrà la benedizione di Dio. Siamo i portatori della benedizione divina. Noi benedetti portiamo la benedizione di Dio. Qualunque cosa noi facciamo, qualunque cosa noi tocchiamo nel nome del Signore, noi portiamo la benedizione di Dio, la barca di Dio, perché siamo i benedetti di Dio. Gioiamo allora. Abbiamo lo sposo in mezzo a noi. Questa mattina abbiamo lo sposo che ci benedice. Tutti gli amici dello sposo siamo attorno a lui. Egli ci dà il vino nuovo, il vino inebriante. E Maria che ha preparato questa mattina questo incontro con lo sposo divino, perché il Signore vuole accomiatarci nel nostro cammino con la sua benedizione. Fratelli e sorelle, io vi auguro la più ampia benedizione del Signore ed è Maria nostra madre che impetra per tutti questa benedizione stamattina. È Maria che ci prepara in ciascuno di noi gli odori nuovi, il cuore nuovo, per recepire il vino che il figlio suo moltiplica, che il figlio suo c'era trasmutando come a Cana l'acqua in vino. E i nostri occhi si apriranno, riconosceranno il Signore, riconosceranno lo sposo divino. O figli di Dio, figli di Maria, tutti siamo benedetti. La benedizione sia su di noi, il vino gorgogliante sia nei nostri cuori e cantiamo al Signore questa mattina l'inno del ringraziamento. E Maria, nostra madre, Rebecca, che ci invita alla gioia, ci invita a gridare a Dio tutto il nostro amore, a dare a Dio il profumo del nostro vino, a dare a Dio tutto l'odore che Maria ha sparso su di noi. È Maria che ci procura questo incontro. È Maria che attirerà. E allora noi ci alziamo in questo momento e cantiamo il canto delle benedizioni. La benedizione di Dio è su ciascuno di noi e qualunque cosa noi tocchiamo sarà benedetta.
non della benedizione nostra, ma della benedizione del Padre. Tutto ciò che noi tocchiamo porterà l'odore di Maria, nostra madre. Siamo in un clima di gioia. Lo sposo è in mezzo a noi e facciamo festa. Maria, la madre dello sposo, è in mezzo a noi e facciamo festa. Vieni, vieni, tutti, fratelli e sorelle, noi abbiamo adesso due, prima di procedere alla preghiera dei fedeli, che sarà una preghiera per ottenere la benedizione di Dio con guarigioni, liberazioni e consolazioni, noi leggiamo due testi che sono stati qui consegnati. Il primo testo è del Siracide. Per spostare urgentemente una 120. Tutti si prostrarono di nuovo per ricevere la benedizione dell'Altissimo. Ora benedite il Dio dell'universo, che compie in ogni luogo grandi cose, che ha esaltato i nostri giorni fin dalla nascita, che ha agito con noi secondo la sua misericordia. Ci conceda la gioia del cuore e ci dia pace nei nostri giorni, in Israele per tutti i giorni futuri. La sua misericordia
resti fedelmente con noi e ci riscatti dei nostri giorni. Alleluia. Alleluia. Fratello ha avuto una visione, sorella ha avuto una visione, e quel Signore, pescatore, il liberatore, si fa pescatore con l'amo, getta l'amo e pesca tanti pesci. I pesci sono molti di voi che vengono pescati dal pescatore divino, vengono portati dal mare della vita davanti a lui. È il Signore che manda gli apostoli ad essere pescatori di uomini, ma in questa visione è lui il primo a pescare. Gesù liberatore è il pescatore questa mattina, sta buttando l'amo ed egli trarrà a riva dai gorghi della morte alcune persone che gridavano a lui. Il Signore getta l'amo e tante persone vengono liberate. Tante persone sono ricondotte a riva. Alleluia. E adesso il Signore ci mette quest'altro testo, è una preghiera, la preghiera della prima comunità cristiana, che quando pregava faceva tremare le mura, faceva scendere lo Spirito anche in forma di Dio. Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle minacce degli uomini e concedi a noi, i tuoi servi, di annunziare con tutta franchezza la tua parola. Stendi la mano perché si compiano ancora guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo servo Gesù. E quando ebbe terminata la preghiera, il luogo in cui stavano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano le meraviglie del Signore. Alleluia. Chiediamo allora al Signore che anche questa mattina si compiono miracoli, prodigi e guarigioni, soprattutto interiori. Maria nostra madre intercede per noi in questo momento. E allora ascoltiamo le intenzioni e poi raccoglieremo tutte le intenzioni vostre, sia i biglietti di ringraziamento dove c'è la grazia ricevuta, possibilmente il giorno e il numero di telefono, se si tratta di grazie particolari o se si tratta di grazie comuni non c'è bisogno. Ma se c'è qualche guarigione portentosa ricevuta durante l'anno, qualche grazia particolare interiore, insperata, qualche intervento meraviglioso di Dio, potete anche annotare il giorno, l'ora e dare l'indirizzo per poter così meglio raccogliere questi dati e poi benedire il Signore al momento opportuno. Siamo Signore. Il Signore è qui e anche questa mattina vuole guarire, vuole consolare e vuole liberare. Se c'è qualche persona che voglia, a nome, cioè come rappresentante di tutte le persone, fare un pubblico ringraziamento per qualche grazia particolare ricevuta. Ringraziamo il Signore perché sta liberando alcune persone. Tu che sei all'ultimo posto e piangi, il Signore ti libera,
dall'angoscia che tieni, sei proprio ai margini di questo salone e piangi dirottamente. Il Signore ti viene a liberare e cambierà in gioia il tuo pianto. Grazie Signore, perché questo giovane, dove il male si è infiltrato nei polmoni, viene visitato da te e tu lo guarirai. Ti ringraziamo Signore perché stai toccando oggi orecchie di tante persone. Ti ringraziamo Signore per le meraviglie che stai facendo anche questa mattina. Grazie Signore per il dono della maternità che dai entro oggi a una persona che attende da tanto tempo. Grazie Signore per tutto quello che stai facendo in mezzo a noi. Grazie Signore perché ci vede meglio. Grazie Signore perché hai toccato il mio letto. Hai toccato la rotola del mio ginocchio. Hai toccato la mia caviglia. Grazie Signore. Grazie perché hai toccato il mio cuore, Gesù, io non credevo, credo in te, Gesù, grazie. Non temere, io salvo la tua vita. Ti hanno diagnosticato un male grave, ma io blocco il tuo male. Amen. E prolungo la tua vita. Glorifica il tuo Signore. Noi siamo un popolo in cammino, è una grande carovana che cammina nel deserto, però oggi trova grazia presso Dio questa carovana, la grazia presso Dio oggi trova questa carovana che cammina nel deserto, oggi trova in quest'oasi la pace, la grazia, la benedizione, benedetto il Signore, alleluia! La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è levata. Alziamo le mani a Lui! La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è levata. La nostra voce non è così potente, la destra del Signore, la destra del Signore ha fatto meraviglie, alziamo la nostra voce a Lui, la voce che Egli ci ha dato per lodarlo, per benedirlo, per ringraziarlo, alziamo le nostre voci, alziamo la nostra voce con un canto che si innalza a Lui. La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è levata. La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è innalzata. L'amore del Signore ha fatto meraviglie. Ha
ha fatto meraviglie l'amore del Signore che è innalzato su di noi, si è posato l'amore del Signore. Signore, libera i prigionieri in mezzo a noi. Molti, o Signore, ancora sono prigionieri. Liberali, o Signore. Innalzi il nostro coro. Gloria a te, Signore. Fratelli e sorelle, non possiamo proseguire ancora molto, però il Signore ti invita a ricordarci di quanto ha fatto per noi quest'anno. E poi il Signore annuncia la sua venuta qui in mezzo a noi con mano potente, con due teste. Viviamo questo momento dell'ingresso di Gesù in mezzo al suo popolo. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questo tempo, nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere se avevi nel cuore Lui e se resistevi alla prova. E il dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, però poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questo lungo cammino. Riconosci dunque in cuor tuo che il Signore ha camminato in mezzo a te. E adesso il Signore entra in questo Tempio, è annunziato dal Salmo 29, ed entra con potenza, e poi dal testo di Isaia 63. Il Signore entra, il Signore è qui, dati al Signore la gloria del suo nome, prostrativi al Signore in santi ornamenti. Il Signore tuona sulle acque, il Dio dalla gloria scatena il tuono, il Signore è nell'immensità delle acque, il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano, fa balzare come un vestillo, un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo. Il tuono setta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kadesh, il tuono fa partorire le cerve e spoglie le foreste. Nel suo tempio tutti dicono gloria, alleluia. E adesso il Signore entra in questo tempio, e Gesù. Noi lo contempliamo. Chi è costui che viene da Edom, da Bosra, con le vesti tinte di rosso, costui splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza? Risponde
Io, che parlo con giustizia, sono grande nella misericordia. Noi, perché rotte la tua veste e i tuoi abiti sono come quelli di chi pigge nel Tino? Lui, nel Tino pigiato da solo, e del mio popolo nessuno era con me. Io ho pigiato i miei nemici col sdegno, il loro sangue sprizzato sulle mie vesti, e mi sono macchiato tutti gli abiti, il giorno della vendetta contro i vostri nemici. Il giorno di vendetta è venuto, l'anno del mio riscatto è giunto. Guardai, nessuno mi aiutava, ma il Signore è qui. Mi prestò soccorso il mio braccio, mi sostenne la mia ira. Io calpesti i popoli col degno, io strito i tuoi nemici con ira. Io faccio scorrere per terra il loro sangue e voi siete liberati. Amen. Grazie, Signore, perché tu stai entrando qui in mezzo a noi per annunziare la tua vittoria sui nostri nemici. Tu hai versato il tuo sangue per noi e ti appresti a versare ancora il tuo sangue per noi, perché per il tuo sacrificio noi tutti siamo liberati. O Gesù liberatore, entra nel tuo Tempio Santo, vieni a riscattare tutti gli oppressi, tutti gli abbessi, vieni a scatenare tutti i prigionieri. Questo è il giorno della vendetta contro i tuoi nemici. Vieni Gesù liberatore, scatenici tutti dei nostri peccati. Vieni qui in mezzo a noi, noi acclamiamo a te, o vincitore. Vieni in mezzo a noi, o liberatore, acclamiamo a te, o Signore. Un canto di acclamazione al Signore. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averti ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente alla comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Ci rivolgiamo al Padre del Cielo ogni volta che chiediamo in questo momento la liberazione da tutti i mali che ci affliggono. Ognuno identifichi il male da cui vuole essere liberato. È una preghiera rivolta al Padre. Per i meriti di Gesù, per il sangue e il corpo di Gesù presente su questo altare, chiediamo al Padre la liberazione di tutti i mali, di ordine spirituale, di ordine psichico, di ordine fisico. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Questa preghiera è rivolta a Gesù. Chiediamo l'unione, il superamento di tutte le difficoltà nelle relazioni interpersonali. Senza questa comunione non c'è salvezza per noi, non c'è guarigione, liberazione, consolazione per noi. Chiediamo al Signore l'unione di cuori che avviene nella carità che è Lui, nella verità che è Lui. Tra di noi non possiamo essere uniti, ma in Lui, centro di unità, noi possiamo essere uniti mediante il suo Santo Spirito. Chiediamo al Signore questa unione intima e profonda. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Adesso ci terremo per mano, faremo il canto della comunione. Contro tutte le forze del male, noi vinceremo, anche che il mare è gonfio, anche che il vento soffie. Noi navigando con Cristo, alzando le mani in alto e tenendoci come agli angeli e poi stendendo le mani tra di noi, noi vinceremo contro i flussi del mare e contro ogni vento. Noi salveremo sicuri verso il posto della salvezza. Seguite il ritmo e le indicazioni che io vi darò. Vinciti insieme, Signore, con forza, leggiamente, ritmi, con forza, il nostro Signore, le mani in alto, tu sei il nostro Signore, l'unico nostro Padre, in te noi siamo un tuo corpo, in te noi siamo un tuo corpo, col cuore ti ringraziamo, col cuore ti ringraziamo. Il vento soffia, il mare rossa, onda più lunga. Insieme, Signore, con forza e nostro amore, fatti per gloria di Dio, Signore, fatti per gloria di Dio.
che ti risacco. Nati per essere puri. Nati per essere puri. Gesù, vittoria a Cristo. Il mare in rossa, onde di noi. Noi siamo famiglia di Dio, ancora in alto. Noi siamo famiglia di Dio. Noi siamo figlioli tuoi. Noi siamo la tua promessa. Noi siamo la tua promessa. Tu hai fatto nel mio vino. Tu hai fatto nel insieme, onda lunghissima, Signore e noi. Diamo il consegno di amore. Alleluia. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Sta guarendo tante persone, sta consolando tante persone. Quando avete qualche testimonianza importante da fare, è meglio che scrivete nome e cognome, o quantomeno il recapito telefonico. Qui c'è una guarigione di un sindrome di 4 kg. E il Signore ha liberato, e sarebbe bene che la persona comunicasse l'indirizzo a me, e eventualmente se ci sono documentazioni mediche, in modo da poter integrare questa grazia di Dio da annunziare agli altri con i dovuti così documenti richiesti. Comunque ringraziamo grandemente il Signore per le persone presenti voglia dare il suo recapito. Ti ringraziamo, Signore, perché stai svegliando una donna dal coma proprio in questo momento. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando i polmoni di due neonati. Adesso sentiamo qualche ringraziamento. E adesso a pochi medici si tolgono. E in tanti pezzi ringraziamo il Signore anche per l'arte medica. Ringraziamo il Signore. I suoi occhi siano aperti
e le sue orecchie siano attente alla preghiera innalzata in questo luogo. Orate, Signore Dio, vieni al luogo del tuo riposo. Tieni i tuoi sacerdoti, Signore Dio, rivestiti di salvezza, e i tuoi fedeli esultino nel benessere. Signore Dio, non rigettare i tuoi consacrati, ricordati i favori fatti a Davide tuo servo. E appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco che consumò l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempì il tempio. Alleluia. E qui il fuoco del Signore è sceso dentro il nostro cuore e la gloria del Signore ha riempito questo tempio. Esultiamo, gioiamo nel Signore e ce ne andremo adesso in pace cantando Isaia 30. Isaia 30, tutti la scelta, va bene, alla fine. Preghiamo. O Padre, che in questa celebrazione in onore di Maria, Madre del Cristo tuo Figlio, ci hai resi partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E adesso è Gesù stesso che passerà in mezzo a noi, controllerà ancora, libererà e guarirà, e sarà lui a darci la sua benedizione. Come il vostro Dio, solo uno che vede, che sente e raccoglie. Ho visto le vostre miserie, ho sentito i vostri genitori, ed ho compassione di voi. Abbiate fiducia in me, io sono il vostro Dio che cammina davanti a voi. Io vi benedico per il lungo viaggio che dovete fare ancora, ma io sarò con voi, non vi lascerò un momento. Siate sempre con me nel vostro cammino. Io vi guiderò, perché sono io che vi ho creato, vi ho redento e vi voglio santi come sono io. Là voi sarete un giorno dove il mio figlio vi ha condotto.
cantiamo a lui. Abba. Pace invocherò, sono tuo figlio, guarisci te. Grazie a te, Signore. Grazie a te, Signore, per questo immenso amore. Siamo i tuoi figli. Alleluia. Alleluia. Sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E allora arrivederci a settembre. Intanto partiamo con il canto della partenza. Andate in pace! Il Signore suggerisce una parola prima di iniziare il rito di purificazione. E Geremia 7, 1.
Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronunzia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, ed io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto non confidate nelle parole menzognere di coloro che dicono Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore questo, poiché se veramente menderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronuncerete giusta sentenza tra uomo e uomo, se non opprimete lo straniero e non spargete sangue innocente, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diede ai vostri padri, e vi benedirò. Signore, ha detto queste parole, e il discorso che facciamo è questo: voi tutti che varcate il Tempio del Signore, non dovete pensare che semplicemente varcando il Tempio del Signore siate al sicuro. Il Signore vuole la conversione. Convertitevi, lavatevi, purificatevi, astenetevi di ogni male, e allora io vi benedirò in questo luogo dove voi convenite. Fratelli e sorelle, siamo al termine del lungo viaggio annuale. Riprenderemo dopo la fase estiva a settembre e di nuovo ci ritroveremo in questo luogo. Però al termine di questa tappa, diciamo, annuale, noi vogliamo chiedere al Signore di purificarci. Cammin facendo abbiamo accumulato tanta polvere dalla strada. Può darsi che anche il fango è schizzato nelle nostre vesti. Abbiamo bisogno di purificazione. E prima di entrare nel mistero dell'Eucaristia, chiediamo al Signore, mediante la forza dello Spirito, che ci lavi. Domandiamo al Signore la purificazione della mente e del cuore, la purificazione dei peccati, la purificazione di tutte le infermità spirituali, psichiche e fisiche che abbiamo contratto nel viaggio di quest'anno. Adesso benediciamo l'acqua, poi invocheremo lo Spirito purificatore, quindi aspergeremo l'assemblea. Dio eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male nell'anima e nel corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Degnati, Signore, di benedire questo sale che noi nel tuo nome benediciamo. Tu ordinati al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo doppio segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del male e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. E adesso, fratelli e sorelle, prima della purificazione con l'acqua, invochiamo lo Spirito purificatore. Spirito di Dio,
Yali arana yenge me anayore yolonu. Naririana miyana sheronu. Uridikame signore coristo. E sarò più bianco della neve. Mi arai una e nai ore nani uno si morì in amore. Mi arini a nera nai unitere e lenta si dorò. Nai ero a nia noi arinarò. Tu vuoi verterò acqua pura, e sarete purificati d'ogni vostra colpa, e vi darò un cuore nuovo, dice il Signore. Iririane che arina ioranu, moliore nuvana ioraiulu, shirunu. C'è da spostare urgentemente una Fiat 1 targata. Signore, conoscere e crescere. Signore, chiedo perdono a te. Chiedo perdono a te. Signore, conosci le tue piede. Signore, chiedo perdono a te. Signore, chiedo perdono a te. Accoglimi. Perdonami, la tua grazia è molto simile, liberami, guarissimi, che sei purifica il mio cuore. Gesù, accoglimi nel tuo cuore. Accoglimi nel tuo cuore. Avvolgimi con la tua carità. Puliscimi, Signore, lavami, Signore. Vieni il mio soccorso. Avvolgimi con la luce dei tuoi occhi. La tua grazia. Grande la tua bontà, Signore. Ho infinito amore. Gesù.
Gesù, accoglici nel tuo cuore. Accoglici nel tuo cuore, Gesù. La tua grazia. Tu sei mio Salvatore. Tu, Signore, sei il mio Salvatore. Tu sei la mia vita. Rispondici Gesù, tutti insieme nel tuo cuore. Grazie Gesù, grazie Gesù. E sgorgata dal tuo fianco, o Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. Alleluia. O Padre che dell'agnello immolata sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. O Cristo che rinnovi la giovinezza della Chiesa nell'avacro dell'acqua con la parola della vita. O Spirito che delle acque del battesimo ci fa riemergere come primizie dell'umanità nuova. O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, benedici questo popolo e ravviva in esso, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo, per Cristo nostro Signore. La messa che celebriamo è in onore della Madonna, Madre nostra, che è stata sempre qui a guardarci, che ci ha ispirato sempre pensieri buoni e ha posto la sua potente intercessione presso il suo Figlio Gesù Liberatore. Vogliamo ringraziare Maria e chiedere ancora a lei la protezione. Benedetta tu, o Maria, che hai portato nel grembo il Creatore del mondo, hai dato la luce a colui che ti ha creato e rimani vergine in eterno. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, prima della lettura voglio osservare che quelli che vogliono mettere delle suppliche nei cestini li mettono pure, però insieme alle suppliche si raccoglieranno i sentimenti di grazie. Tutti o quasi tutti avete ricevuto una grazia dal Signore e allora vorremmo che insieme con le suppliche, a parte, però nel medesimo cestino, ognuno di voi che ritiene di aver ricevuto qualche grazia dal Signore, soprattutto quelli che sono stati graziati in maniera particolare, depongono questo biglietto di ringraziamento al Signore, in modo che poi questi biglietti possano essere raccolti e al momento opportuno essere offerti a Maria. E allora iniziamo con la prima lettura. Dal libro della Genesi. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore Esaù e gli disse: figlio mio. Gli rispose: eccomi. Riprese: vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte.
Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della selvaggina. Poi, preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare, perché io ti benedica prima di morire. Ora Rebecca ascoltava, mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Ma Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore, Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì la sua braccia, le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano al suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio!» Rispose: «Eccomi, chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio?» Rispose: «Il Signore me l'ha fatta capitare davanti». Ma Isacco gli disse: «Avvicinati e lascia che ti passi, figlio mio, per sapere che se tu sei il mio figlio Esaù o no». Giacobbe si avvicinò a Isacco, suo padre, il quale lo tastò e disse: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e perciò lo benedisse. Gli disse ancora: «Tu sei proprio il mio figlio Esaù». Rispose: «Lo sono». E allora disse: «Porgimi da mangiare la bella selvaggina del mio figlio, perché io ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: «Avvicinati e baciami, figlio mio». Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. «Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse, e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli e ti postino davanti a te le genti. Sii il Signore dei tuoi fratelli, e ti prostino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto, e chi ti benedice sia benedetto». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggimi, Signore, è in te la mia speranza. Proteggimi, Signore, è in te la mia speranza. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Proteggimi, Signore, è in te la mia speranza. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. Proteggimi. Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome, mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso. Alleluia, al Signore che regna sia lode, amen. Alleluia, al Signore che regna sia lode, amen. Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Alleluia, al Signore che regna. Amen.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si accostarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore, né si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino si versa e gli otri van perduti. Ma si mette vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano». Parola del Signore. In mezzo a noi, ed è per questo che dobbiamo far festa. Abbiamo lo sposo divino che ci dà il vino nuovo, il vino gorgogliante che esce dal suo petto, lo spirito. Ma dobbiamo presentare a lui altri nuovi, perché questo vino gorgogliante possa mantenersi, possa odorare. Perché se presentiamo allo sposo divino altri vecchi, il vino che egli ci darà, gorgogliando, potrà rompere gli altri vecchi. Abbiamo lo sposo in mezzo a noi, lo sposo a cui presentiamo i nostri cuori rinnovati, lo sposo che versa già in questo momento il vino nuovo nei nostri cuori, il vino del suo spirito, e riceviamo in lui la benedizione. Ma iniziamo così brevemente dal segno per arrivare alla realtà, il segno che ritroviamo nella prima lettura. Un segno molto ricco che ci introduce alla realtà del nuovo regno. Isacco benedice Giacobbe. C'è Rebecca di mezzo, la madre che ama Giacobbe. E quando sa che Isacco deve benedire il figlio, la benedizione per gli antichi era molto importante. Nascondeva il futuro, ma impetrava il futuro da Dio. Ossia il futuro era legato alla benedizione del Padre. Era efficace. E la buona Rebecca, che amava Giacobbe, che sapeva che in lui riposava lo Spirito del Signore, che era lui da cui doveva nascere il Salvatore, condotto da un intuito di fede, così prepara il figlio a ricevere la benedizione del Padre, invece di Esaù, il primogenito,
Esaù è figlio di Giacobbe, è figlio c'è di Isacco al padre di Giacobbe. Qui abbiamo l'uomo peccatore e l'uomo giustificato. In Esaù c'è l'uomo peccatore, che pure appartiene al padre. Giacobbe è pure figlio di Isacco, ma lui è l'erede delle benedizioni. E Rebecca, che al posto di Esaù introduce Giacobbe per ricevere dal padre la benedizione della primogenitura. Del resto Esaù aveva venduto a Giacobbe i diritti della primogenitura. E quando Giacobbe, così rivestito delle vesti dell'agnello, il simbolo è Cristo, l'agnello immolato, quando si presenta odoroso dell'odore di sua madre e fa annusare al padre la fragranza del cibo, l'agnello immolato, il profumo che la madre aveva sparso sul corpo di Giacobbe, il padre dà la benedizione che coincideva con una particolare benedizione di Dio, quella benedizione che si perpetuava da Abramo ad Isacco, da Isacco a Giacobbe, da Giacobbe a Giuda, colui che era erede delle promesse, e poi su tutti i discendenti fino ad arrivare a Cristo. Adesso entriamo un poco nel mistero che è nascosto in questa lettura. Rebecca e Maria, nostra madre, è lei che ci prepara a ricevere la benedizione di Dio, è lei che ci dà i profumi conservati, i profumi deliziosi, i profumi che Isacco conosce. Ed è Maria, nostra madre, che prepara l'agnello, lo immola, lo mette al forno, rende questo agnello fragrante. Sa il gusto di Isacco. E Rebecca, che copre le braccia e il petto del figlio Giacobbe con la pelle dell'agnello, perché Isacco era peloso, cioè Esaù era peloso, mentre Giacobbe non era così. In modo che il padre avesse la sensazione di avere veramente Esaù davanti a lui. Tutto è un mistero. Maria compie tutto questo, come Rebecca nella fede compie questo gesto e ottiene da Isacco la barecà di Dio, la benedizione di Dio, così anche Maria fa con noi. Maria ci prepara a ricevere la benedizione, ci copre con la pelle dell'agnello che è Cristo, in modo che, come Isacco palpando Giacobbe
ha la sensazione di avere il figlio, così anche Dio, palpandoci nelle vesti dell'agnello immolato, abbia, non dico la sensazione, ma Dio riconosce in noi il figlio suo. E Maria che ha preparato l'agnello, l'ha immolato, l'ha messo nelle nostre mani, perché noi lo offriamo ad Isacco, a Dio, al Padre, per ricevere la benedizione. E questa sera, questa mattina, noi siamo qui condotti da Rebecca, nostra madre, rivestiti delle vesti dell'agnello, con la carne fumante dell'agnello, che è l'Eucaristia. Siamo qui col profumo di Maria, l'umiltà, la purezza, la fede, la speranza, l'amore. E in Isacco è Dio che ci benedice, una benedizione meravigliosa. Che noi abbiamo ricevuto, come dice l'Apostolo Paolo nel prologo agli Efesini, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con una benedizione spirituale nel suo diletto Figlio Gesù, per essere santi e immacolati al suo cospetto. Ecco, noi riceviamo la benedizione del Padre, e quella benedizione che il Padre ha dato a Gesù, e Gesù trasmette a noi. Siamo questa mattina benedetti con la benedizione di Gesù, il primogenito tra i molti fratelli, e questa benedizione impetrata da Maria che scende su di noi, e noi portiamo la barca di Dio, la benedizione di Dio sempre. Questa benedizione si attuerà in noi nei giorni del nostro pellegrinaggio. Siamo i benedetti da Dio. Ecco l'odore del mio figlio, dice il Signore. Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo seminato a grano, un campo che il Signore ha benedetto. Noi siamo il campo di Dio, dove è stato seminato il seme della parola, dove cresce il frumento che diventerà pane per Dio. Dio ti concede la rugiada del cielo. Senza la rugiada del cielo e la pioggia dell'alto, il grano non può crescere. Senza il calore del sole, il frumento non può maturare. Ecco, Dio ti concede la rugiada del cielo e l'abbondanza del frumento. Avrai anche il mosto, avrai il vino nuovo, il vino inebriante. E allora potrai camminare a testa alta, tutti ti porteranno davanti a te e riconosceranno in te il portatore delle benedizioni divine. Chi ti avvicina sarà benedetto, sei portatore di benedizione. Chi invece è ostile a te non avrà la benedizione di Dio. Siamo i portatori della benedizione divina. Noi benedetti portiamo la benedizione di Dio. Qualunque cosa noi facciamo, qualunque cosa noi tocchiamo nel nome del Signore, noi portiamo la benedizione di Dio, la barca di Dio, perché siamo i benedetti di Dio. Gioiamo allora, abbiamo lo Sposo in mezzo a noi. Questa mattina abbiamo lo Sposo
che ci benedice. Tutti gli amici dello sposo siamo attorno a lui. Egli ci dà il vino nuovo, il vino inebriante. E Maria che ha preparato questa mattina questo incontro con lo sposo divino, perché il Signore vuole accomiatarci nel nostro cammino con la sua benedizione. Fratelli e sorelle, io vi auguro la più ampia benedizione del Signore ed è Maria nostra madre che impetra per tutti questa benedizione stamattina. È Maria che ci prepara in ciascuno di noi gli odori nuovi, il cuore nuovo, per recepire il vino che il Figlio suo moltiplica, che il Figlio suo ci darà, trasmutando come a Cana l'acqua in vino. E i nostri occhi si apriranno, riconosceranno il Signore, riconosceranno lo Sposo Divino. O figli di Dio, figli di Maria, tutti siamo benedetti. La benedizione sia su di noi, il vino gorgogliante sia nei nostri cuori, e cantiamo al Signore questa mattina l'inno del ringraziamento. E Maria, nostra madre, Rebecca, che ci invita alla gioia, ci invita a gridare a Dio tutto il nostro amore, a dare a Dio il profumo del nostro vino, a dare a Dio tutto l'odore che Maria ha sparso su di noi. E Maria che ci procura questo incontro, e Maria che attirerà il vino. E allora noi ci alziamo in questo momento e cantiamo il canto delle benedizioni. La benedizione di Dio è su ciascuno di noi e qualunque cosa noi tocchiamo sarà benedetta, non dalla benedizione nostra, ma dalla benedizione del Padre. Tutto ciò che noi tocchiamo porterà l'odore di Maria, nostra madre. Siamo in un clima di gioia, lo sposo è in mezzo a noi e facciamo festa. Maria, la madre dello sposo, è in mezzo a noi e facciamo festa. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, fratelli e sorelle, noi abbiamo adesso prima di procedere alla preghiera dei fedeli, che sarà una preghiera per ottenere la benedizione di Dio con guarigioni, liberazioni e consolazioni, noi leggiamo due testi che sono stati qui consegnati. Il primo testo è del Siracide. C'è da spostare urgentemente una 126. Tutti si prostrarono di nuovo per ricevere la benedizione dell'Altissimo. Ora benedite il Dio dell'universo, che compie in ogni luogo grandi cose, che ha esaltato i nostri giorni fin dalla nascita, che ha agito con noi secondo la sua misericordia. Ci conceda la gioia del cuore e ci dia pace nei nostri giorni, in Israele per tutti i giorni futuri. La sua misericordia resti fedelmente con noi e ci riscatti dei nostri giorni. Alleluia. Alleluia. Il fratello ha avuto una visione, il fratello ha avuto una visione. Ecco il Signore, pescatore, il liberatore, si fa pescatore con l'amo, getta l'amo e pesca tanti pesci. I pesci sono molti di voi che vengono pescati da pescatore divino, vengono portati dal mare della vita davanti a lui. È il Signore che manda gli apostoli
ad essere pescatore di uomini, ma in questa visione è lui, il primo a pescare. Gesù liberatore è il pescatore questa mattina. Sta buttando l'amo ed egli trarrà a riva dai gorghi della morte alcune persone che gridavano a lui. Il Signore getta l'amo e tante persone vengono liberate. Tante persone sono ricondotte a riva. Alleluia. E adesso il Signore ci mette quest'altro testo, è una preghiera, la preghiera della prima comunità cristiana, che quando pregava faceva tremare le mura, faceva scendere lo Spirito anche in forma di Signore. Ed ora, Signore, volge lo sguardo alle minacce degli uomini e concedi a noi, tuoi servi, di annunziare con tutta franchezza la tua parola. Stendi la mano perché si compiano ancora guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo servo Gesù. E quando ebbe terminata la preghiera, il luogo in cui stavano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano le meraviglie del Signore. Alleluia. Chiediamo allora al Signore che anche questa mattina si compiano miracoli, prodigi e guarigioni, soprattutto interiori. Maria nostra Madre intercede per noi in questo momento. E allora ascoltiamo le intenzioni e poi raccoglieremo tutte le intenzioni vostre, sia i biglietti di ringraziamento dove c'è la grazia ricevuta, possibilmente il giorno e il numero di telefono, se si tratta di grazie particolari o se si tratta di grazie comuni non c'è bisogno. Ma se c'è qualche guarigione portentosa ricevuta durante l'anno, qualche grazia particolare interiore, inesperata, qualche intervento meraviglioso di Dio, potete anche annotare il giorno, l'ora e dare l'indirizzo per poter così meglio raccogliere questi dati e poi benedire il Signore al momento opportuno. Può avvicinare. Siamo Signore di quello che hai fatto. Qui ci sono tante e tante persone che ringraziano il Signore per grazie ricevute. Non è il caso che noi le leggiamo, ma sono tante e tante e vogliamo noi offrire al Signore un ringraziamento e nel medesimo tempo impetrare del Signore ulteriori grazie. Il Signore è qui e anche questa mattina vuole guarire, vuole consolare e vuole liberare. Se c'è qualche persona che voglia a nome, cioè come rappresentante di tutti, numero persone, fare un pubblico ringraziamento per qualche grazia particolare ricevuta, questo è il momento, bastano soltanto due persone. Il resto poi lo trasferiremo ad altro tempo. E allora se ci sono due persone che intendono ringraziare il Signore per una grazia particolare ricevuta, vengono qui al microfono in modo che tutti possiamo gioire e tutti possiamo rendere grazie al Signore.
tutta gloria del Signore. Io mi faccio portavoce di un caso che è la separazione tra marito e moglie. Io l'ho vissuta assieme a loro. Loro non sono presenti, ma mi faccio testimonie e dico che la potenza del Signore è meravigliosa. Giovedì è stato annunciato da padre Matteo che tante catene si spezzavano e un uomo torna a casa. Era quella persona che avevamo vestito e pregato dopo aver messo tante bigliettine e pregare. E il Signore ce l'ha concesso e ha spezzato questa catena. Lode, onore e benedizione a te, oh Signore. Io sono Maria, ho ricevuto la grazia del Signore e mi dovevo operare all'orecchio sinistro e avevo un timpano perforato e il Signore ha operato lui. Sono stata ricoverata e il medico mi ha diagnosticato prima la perforazione e poi la lesione. Adesso mi ha dato la cura perché mi ha detto vada a casa che non c'è bisogno di essere operata. Io ringrazio di vero cuore il Signore. Signore, tutti insieme. Però glielo dobbiamo dire diversamente. Questo grazie al Signore glielo dobbiamo dire e si deve sentire. Si deve sentire non con la voce, si deve sentire col cuore. Il Signore, voi ci credete che ha operato in mezzo a noi? E allora, se c'è una cosa che dobbiamo fare nella nostra vita, più di tutte le altre, più di riempire questo cesto di suppliche, dobbiamo riempirlo di ringraziamenti. Perché il Signore ha fatto tante grazie nella nostra vita, tantissime. Non le possiamo raccontare tutte. Il Signore deve togliere dai nostri volti la tristezza, la sfiducia. Dobbiamo essergli fedeli nella fede. Allora in questo momento, adesso, prima di continuare l'offertorio, mettiamoci tutti in piedi e dobbiamo cantare un canto di ringraziamento, un canto potente di benedizione. Perché il Signore, uscendo da qui, possa continuare ad operare e la nostra benedizione possa essere portata dovunque, non solo per noi. Se noi affideremo al Signore la nostra vita, Egli si prenderà cura di noi. E lo fa davvero il Signore. Se noi ci prenderemo cura delle sue cose, del suo regno, Egli si prenderà cura di noi. Allora chiediamogli al Signore, Signore, mi voglio prendere cura del tuo regno, perché tu ti prendi cura di me e ti ringrazio questa mattina per tutto quello che hai fatto, che stai facendo e che farai nella mia vita. Lode e gloria a te, oh Signore Gesù. Cantiamo a Lui. Cantiamo quel canto, il Signore libera i prigionieri. Voi lo vedete là, questo è il centro Gesù Liberatore. Se voi guardate un attimino quel quadro di là, no? Questo cancello che si apre, questi prigionieri che stanno dietro, Gesù avanti a Lui che passa davanti, e Lui sempre davanti a noi, e mai il contrario. Allora il Signore libera i prigionieri questa mattina in mezzo a noi, il Signore spezza le catene ancora, il Signore guarisce, Lui avanti a noi, non siamo noi che operiamo, è Lui, il Signore Gesù. Signore, apri i cancelli, perché tu passi in mezzo a noi, o Gesù liberatore. Senza battere le mani, con tutto il cuore. Hallelujah.
da capo, il Signore libera i prigionieri. Il Signore libera. Prendiamoci per mano, tutti quanti, formiamo un cuore solo. Signore, tu hai detto negli Atti degli Apostoli, Signore, non guardare alle loro minacce, ma stendi la tua mano, Signore, perché si compiono miracoli, segni e prodigi. Del Signore ha fatto meraviglie. Signore, la tua mano si è posata su di noi. Noi crediamo in te, oh Signore. Noi crediamo in te, oh Signore. Tutti insieme cantiamo. La destra del Signore, la destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore la tua destra ti è portata, la destra del Signore, la destra del Signore, la destra del Signore, la destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore viene alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore viene alzata. Benedetto il Signore per sempre. Gridiamo a Lui, il Signore in mezzo a noi. Alleluia! Gloria a te, Signore! Ringraziamo il Signore perché sta liberando alcune persone. Tu che sei all'ultimo posto e piangi, il Signore ti libera dall'angoscia che tieni. Sei proprio ai margini di questo salone e piangi dirottamente. Il Signore ti viene a liberare e cambierà in gioia il tuo pianto. Grazie Signore perché questo giovane, dove il male si è infiltrato nei polmoni, viene visitato da te e tu lo guarirai. Ti ringraziamo Signore perché stai toccando occhi e orecchie di tante persone. Ti ringraziamo Signore per le meraviglie che stai facendo anche questa mattina. Grazie Signore per il dono della maternità che dai entro oggi a una persona che attende da tanto tempo. Grazie Signore per tutto quello che stai facendo in mezzo a noi. Yeah, I'm not sure.
Signore amico voi amico manto piccolo testa spiro Signore amare io non ti stimo allora io mia non lo spiro Signore amare io ma noi le caramo io Grazie Signore perché ci vede meglio, grazie Signore perché hai toccato il mio orecchio, hai toccato la rotola del mio ginocchio, hai toccato la mia caviglia, grazie Signore. Grazie perché hai toccato il mio cuore, Gesù, io non credevo, credo in te, Gesù, grazie. Non temere, io salvo la tua vita. Ti hanno diagnosticato un male grave, ma io blocco il tuo male. Amen. E prolungo la tua vita. Glorifica il tuo Signore. La destra del Signore a favore di Noi siamo un popolo in cammino e una grande carovana. Una grande carovana che cammina nel deserto, però oggi trova grazia presso Dio questa carovana. La grazia presso Dio oggi trova questa carovana che cammina nel deserto. Oggi trova in quest'oasi la pace, la grazia, la benedizione. Benedetto il Signore, alleluia! La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è levata. Alziamo le mani a Lui! La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è levata. La nostra voce non è così potente, la destra del Signore, la destra del Signore ha fatto meraviglie, alziamo la nostra voce a Lui, la voce che Egli ci ha dato per lodarlo, per benedirlo, per ringraziarlo, alziamo le nostre voci, alziamo la nostra voce, come un canto che si innalza a Lui. La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è levata. La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è innalzata. L'amore del Signore ha fatto meraviglie. Ha fatto meraviglie, l'amore del Signore si è innalzato. Su di noi si è posato l'amore del Signore. Signore, libera i prigionieri in mezzo a noi. Molti, oh Signore, ancora sono prigionieri. Liberali, oh Signore. La destra del Signore ha fatto meraviglie,
passata. Innalzi il nostro coro. Gloria a te, Signore. Fratelli e sorelle, ecco, non possiamo proseguire ancora molto, però il Signore ci invita a ricordarci di quanto ha fatto per noi quest'anno. E poi il Signore annuncia la sua venuta qui in mezzo a noi con mano potente, con due teste. Viviamo questo momento dell'ingresso di Gesù in mezzo al suo popolo. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questo tempo nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere se avevi nel cuore Lui e se resistevi alla prova. E il dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, però poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti è logorato addosso e il tuo piede non ti è gonfiato durante questo lungo cammino. Riconosci dunque in cuor tuo che il Signore ha camminato in mezzo a te. E adesso il Signore entra in questo tempio, è annunziato dal Salmo 29 ed entra con potenza e poi dal testo di Isaia 63. Il Signore entra, il Signore è qui, dati al Signore la gloria del suo nome, prostrati al Signore in santi ornamenti. Il Signore tuona sulle acque, il Dio dalla gloria scatena il tuono, il Signore è nell'immensità delle acque, il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano, fa balzare come un vessillo, un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo. Il tuono setta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kadesh, il tuono fa partorire le cerve e spoglie le foreste. Nel suo tempio tutti dicono gloria, alleluia. E adesso il Signore entra in questo tempio, e Gesù, noi lo contempliamo. Chi è costui che viene da Edom, da Bosra, con le vesti tinte di rosso, costui splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua porta? Risponde: io, che parlo con giustizia, sono grande nella misericordia. Noi: perché rotta la tua veste e i tuoi abiti sono come quelli di chi pigge nel tiro? Lui: nel tiro pigiato da solo, e del mio popolo nessuno era con me. Io ho pigiato i miei nemici col segno, il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti, e mi sono macchiato tutti gli abiti. Il giorno della vendetta contro i vostri nemici, il giorno di vendetta è venuto, l'anno del mio riscatto è giunto. Guardai, nessuno mi aiutava, ma il Signore è qui. Mi prestò soccorso il mio braccio, mi sostenne la mia ira. Io calpesti i popoli con sdegno, io strito i tuoi nemici con ira. Io faccio scorrere per terra il loro sangue e voi siete liberati. Amen. Grazie, Signore, perché tu stai entrando qui in mezzo a noi per annunziare la tua vittoria sui nostri nemici,
Tu hai versato il tuo sangue per noi e ti appresti a versare ancora il tuo sangue per noi, perché per il tuo sacrificio noi tutti siamo liberati. O Gesù liberatore, entra nel tuo Tempio Santo, vieni a riscattare tutti gli oppressi, tutti gli afflitti, vieni a scatenare tutti i prigionieri. Questo è il giorno della vendetta contro i tuoi nemici. Vieni, Gesù liberatore, scatenici tutti dei nostri peccati. Vieni qui in mezzo a noi, noi acclamiamo a te, o vincitore, vieni in mezzo a noi, o liberatore, acclamiamo a te, o Signore. Un canto di acclamazione al Signore. Osanna, Osanna, con le lodi del cuore.